La Roma sì per feia no, oh, la Roma sì per feia no, oh, la Roma sì per feia no, oh. È bello, siamo andati in questo nuovissimo video per parlare della partita che è finita appena adesso tra Roma e Feyenoord, finita 1-1, dopo l'andata 1-1 e portata ai rigori, e Santos Vilar non voglio vedere più in campo quel cesso a pedali di Rui Patricio, non lo voglio più vedere, perché Svilar ha dimostrato oggi, fatto due o tre uscite importanti, col Frosinone ha fatto quello che doveva fare, all'andata ha fatto quello che doveva fare e ha parato i rigori, è stato decisivo, più di Donnarumma nella finale dell'Europeo, basta, basta, non ci sono storie, e ha quasi rischiato di parare il terzo rigore che sono usciti poi. Lukaku lo sbaglia, vabbè, ma aveva l'occasione, di poterla anche mettere e passano direttamente. È una partita sudatissima. L'ho seguita, vabbè, con mio cugino, eravamo in collegamento su Discord. E infatti mi ha aiutato come talismano. che diceva tipo, cioè diceva tutte le cose al contrario, tipo. E quindi hanno portato bene al contrario, effettivamente, quindi è andata bene. Godo perché è il terzo anno di fila che buttiamo fuori il Feyenoord. Il primo anno vinciamo la Conference, il secondo anno arriviamo in finale di Europa League, il terzo anno li buttiamo fuori agli spareggi. È passato anche il Milan, è uscito l'Eintracht, quindi anche se è passato il Friburgo, ma abbiamo una squadra in meno per la Germania che può passare, e il Bayern è in una situazione un po' critica, quindi potrebbe uscire con la Lazio, per cui l'Italia si mette bene per avere quello scatto, per avere poi il posto in più in Champions, che sarebbe tanta roba anche per la Roma, per il Bologna, per tutte le squadre. Cioè, io chiaramente parlo per me, però comunque è una lotta bellissima lì. Se dovesse poi arrivare il Bologna quinto, sarebbe comunque meritato. Poi da quello che dice, se una squadra dovesse vincere, ad esempio, vince il. C'è cioè una che non è tra le prime. Cioè, tipo, vince la sesta, per dire. Allora la quinta andrebbe in Europa League e la sesta in Champions, perché da quello che ho capito non ci possono essere più di 5 squadre italiane in coso. Poi non so cosa succede se, che so, una vince la Champions, l'altra vince l'Europa League, però questo non lo so, però vabbè. E per il resto che altro? Niente, è stata una partita veramente, veramente soffertissima. Poche azioni nel secondo tempo, e il supplementare è stato anche un casino molto difficile, erano tutti stanchi. L'unica fortuna è che almeno il Torino ha giocato oggi, così anche loro sono stanchi, diciamo, per lunedì che noi dobbiamo fare contro il Torino, perché sennò veramente sarebbe stato veramente difficile non diciamo, affrontarli senza avere questa cosa, insomma, che loro avevano giorni in più e noi giorni in meno, invece hanno giocato oggi recupero, che hanno perso. Quindi, diciamo, non ho capito perché non è entrato Azmoun, sinceramente. Lukaku non mi è tanto piaciuto, a parte qualche azione finale dove poteva segnare, eccetera, ma il rigore non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto tutta la partita, non lo so. Poi speriamo in bocca al lupo a Llorente, perché non so che ha avuto bene, non so se è stato magari il giramento di testa, queste cose qua. Dopo lo scontro con Ueda, e l'hanno portato via, sembrava cosciente, che altro, basta, la centesima di De Rossi con la Roma, però la 99esima, la centesima da allenatore, ora lo fanno andare al prossimo turno, lui da allenatore chiaramente è la prima volta, è passato il turno, ha vinto, che era 4 su 5 partite in campionato mi sa. Ha vinto pure l'amichevole. Ha trovato un portiere, stanno facendo rivedere i rigori, che è un portatore di rigori. Grazie, grazie. Mandate via Rui Patricio. Tenete Svilar, Boer e prendete quello della primavera. Fine. Così non dobbiamo spendere soldi. Ce l'abbiamo in casa. Ce lo teniamo. Fine. Usiamo lui, fine. Fine. Comunque si gode, si gode, si gode. Slot. Aspetta un attimo,
Scusate che stavo sentendo un attimo le parole di Svilar, che era un disugio, che non era sotto pressione. Non so come fai, non so come fai. Noi moriamo ogni volta che vediamo una partita della Roma, cavolo! Vabbè, ma qua stanno facendo il post partita, stavo vedendo tutti vuoto dei questi qua di Sky che io, non, io seguo poi le partite della Roma di Champions, sì, di Europa, di, scusate, da Zone, però quando poi le fanno su Sky, cioè su TV8, perché non ho l'abbonamento a Sky, mi va benissimo così perché fanno la telecronaca fatta meglio. I commentatori sono meglio e lo fanno il commento. Invece tipo a DAZN mettono uno, fa Zona Europa, tutte le parti europee, e poi mettono uno per partita. Non ci sono quelli a bordo campo, non c'è la seconda voce, non fanno un pre-partita. Cioè, io sinceramente non li capisco. Non riesco a capire. Comunque va bene così, sono contentissimo. Si va avanti. Danielino, è tornato Ndicka. Angelino ha fatto bene per quel poco che poteva fare. Mi dispiace, purtroppo, devo essere sincero, a sinistra ce l'abbiamo adesso i giocatori, secondo me. Se Spinazzola fosse recuperato, se in extremis si volesse rinnovare, lo potresti anche fare. A destra rimanderei via tutti e tre, e ne prenderei due forti, perché non si può, non si può fare così, cioè, non, cioè sono inguardabili. Pure Celik non mi è piaciuto proprio. Zalewski poteva fare qualcosa in più, Lukaku poteva fare qualcosa in più, Baldanzi è entrato, non ha avuto molte possibilità, Paredes mi è piaciuto, ma poteva fare anche lui meglio. Cristante, non ha avuto un'occasione, che uscita di pochissimo. Poi c'era sicuro un fallo che hanno detto anche i telecronisti era da rigore, in Italia l'avrebbero dato, qua non l'hanno dato. Che altro? Domani alle 12 ci sono i sorteggi, poi farò un video al volo appena posso in cui valuto un attimo la situazione anche per le altre squadre. Ma non mi è piaciuto il fatto che non ha messo Azmoun, quello non mi è piaciuto. Mamma mia, questo qua è uscito di pochissimo. Sto rivedendo l'azione. Perché Azmoun poteva fare meglio, secondo me, di Lukaku. E poi vabbè, diciamo, ha fatto entrare, vabbè, era stanchissimo Pellegrini. Speriamo non sia fatto niente che pure Dybala, quindi poi ha dovuto fare i cambi obbligati. E meglio che non è servito Dybala, perché sarebbe stata un'altra beffa dopo. A Istanbul, dove Dybala non ha potuto tirare il rigore perché era dovuto uscire, che non si era fatto male o comunque non ce la faceva più. Quindi, questo. Siamo contentissimi. La Roma si è il Feyeno. Oh, la Roma si è il Feyeno. Oh, si gode. Daniele. E tutti i Murignani muti, sono passati. Sono passati, però le prossime non si può, non si può soffrire così. Non si può soffrire così, non si deve soffrire così. Fatemi sapere cosa ne pensate, commentate, scriveteci al prossimo video. Sempre, 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 sempre forza Roma, dai!